Buongiorno a tutti, oggi siamo con Simone Falco, presidente dell'ANED di Imperia e Savona. Oggi è stata apposta una corona di fiori davanti alla targa qui presso il Palazzo della Provincia per ricordare appunto i caduti per la Resistenza, giusto? Sì, questa mattina abbiamo voluto, insieme alle autorità civili e militari presenti, all'AMPI, all'Istituto Storico della Resistenza, deporre questa corona a ricordo appunto dei caduti della lotta di liberazione della prima zona, per ricordare tutti gli imperiesi e i caduti della provincia di Imperia che hanno sacrificato la propria vita per la nostra libertà, che hanno sconfitto il fascismo e hanno sconfitto il nazismo. Come ho detto prima, purtroppo il ricordo, ci avviamo verso le giornate, le celebrazioni del 77° anniversario della liberazione. Per noi dell'ANED questo momento di riflessione, questo momento di raccoglimento, di ricordo, non può non andare ai nostri che dai campi di sterminio nazisti non sono più tornati. E soprattutto nell'ultimo periodo, dai primi di aprile del 45 fino al 5 maggio, con la liberazione di Mauthausen, che è stato l'ultimo campo di sterminio nazista a essere liberato, i nostri deportati non videro tutti la liberazione il 25 aprile. Ci volle più di un mese e mezzo per liberare l'ultimo campo. E i nazisti accelerarono in quel mese e mezzo l'opera di sterminio di tutti i prigionieri che erano presenti nei lager. Oggi si ricorda la liberazione di Sachsenhausen, il 28 di aprile si ricorda la liberazione di Ravensbrück, campo di femminile, campo di sterminio, il 29 si ricorda la liberazione di Dachau, il 5 maggio quest'anno, dopo 2 anni e mezzo di pandemia, ritorniamo il 15 maggio, domenica 15 maggio, a Mauthausen per ricordare la liberazione appunto dell'ultimo campo nazista, con la cerimonia internazionale dove saranno presenti tutte le delegazioni europee e del mondo, compresa la nostra delegazione italiana, con tutti i sindaci, gli amministratori. Mancheranno anche ancora quest'anno gli studenti, ma ci auguriamo dall'anno prossimo che ai viaggi della memoria, che noi organizziamo da più di 40 anni, possano essere presenti di nuovo gli studenti. E ecco il punto cardine è quello della memoria, quello di ricordare e testimoniare nei confronti delle future generazioni, affinché la memoria di chi ha sacrificato la propria vita contro il nazifascismo non vada mai dimenticata.